Una panoramica a tutto campo su elettronica di consumo e professionale e fai da te. Ancora una volta torna immancabile l'appuntamento con Expo Elettronica, il secondo annuale, al centro fieristico Umbria Fiere di Bassia Umbra, sabato 5 e domenica 6 novembre. L'evento si rivolge a esperti e appassionati del settore, ma anche a chi è semplicemente alla ricerca di buone occasioni. Ospita circa 100 standisti selezionati provenienti da tutta Italia e si sviluppa nel padiglione 9, il più grande del complesso fieristico, con un'area espositiva di circa 6.000 metri quadrati. I visitatori potranno trovare PC e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, DVD, recorder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici. Tra i prodotti più gettonati smartwatch e fitness tracker, compatibili con la maggior parte degli smartphone sul mercato, ma anche mini PC Android per trasformare la TV in una postazione internet, console e accessori per videogame, retro game. Dopo i tablet che hanno monopolizzato l'attenzione negli ultimi anni, ora è il momento dei visori 3D per la realtà virtuale compatibili con Android e iOS apps. Confermata la presenza dell'associazione GNU/LUG di Perugia, che sarà ospite dell'evento e illustrerà al pubblico le potenzialità di Linux e dell'open source. A Expo Elettronica, nella due giorni, si affianca Gameplay Expo a cura di Gameplay Arena, con tornei di giochi e videogiochi su PC e console PS4, PS3 e Wii. Ragazzi, bambini, famiglie e giocatori di tutte le età potranno giocare insieme e sfidarsi in gare a premi e tornei grazie alle tante postazioni con gli ultimi videogiochi, tra cui FIFA 2017. Il costo del biglietto, scaricabile su expoelettronica.it o tramite app Expo Elettronica, è 8 euro, ridotto 6 euro.